Ciao a tutti, bentornati su Fanatico Go Reloaded. In questo periodo di festa abbiamo l'occasione di poter vedere un po' di televisione e cerchiamo un film appunto adatto per tutta la famiglia, una commedia che ci possa tenere un po' di allegria in questo periodo un po' particolare anche. Ebbene, molti film sono immancabili, ma per esempio Una poltrona per due, che è immancabile, tutti gli anni non c'è scampo, lo fanno in televisione. Ma ce ne sono molti altri che adesso vediamo insieme quali sono e che possiamo appunto vedere in questo periodo, soprattutto la notte di Natale. Ciao e al prossimo video! Elf è un elfo di nome Buddy, è un film in cui il protagonista Buddy finisce per caso nel sacco di giocattoli di Babbo Natale e si ritrova al Polo Nord. The Family Man è un film del 2000 con Nicolas Cage, incentrato su un uomo che vede ciò che avrebbe potuto essere se avesse preso una decisione diversa 13 anni prima. Miracolo nella 34esima strada è un film che è classico per Natale, è un remake del celeberrimo film Il miracolo della 34esima strada del 1947. A Christmas Carol è un film per la televisione del 1999 in cui il protagonista si ritrova nel Natale passato in cui è amato. Vive anche al presente e al futuro dove si trova solo triste e odiato da tutti. E nelle vostre serate in allegria non può mancare Mamma ho perso l'aereo, un film in cui il protagonista, che ha 10 anni, viene dimenticato dalla famiglia in viaggio. Super Vacanze di Natale è il classico cinepanettone. Questo non è altro che una riproposta delle scene più divertenti di tutti gli altri film. In questo caso il film che vede protagonista Massimo Boldi, De Sica, Stefania Sandrelli e i soliti, insomma, soliti personaggi di questi cinepanettoni. Wonder è protagonista un bimbo australiano con una brutta malformazione al volto. Molto protetto dalla famiglia, per lui adesso è tempo di avere il coraggio di affrontare la scuola e i compagni. Dickens, l'uomo che inventò il Natale. Il film natalizio che racconta la storia di Charles Dickens, che cerca di procacciarsi i soldi per mantenersi e per mantenere la famiglia. Ferdinand è la storia del toro Ferdinando, un toro divertente, atipico e pacifico. Odia combattere e ama i fiori. Bad Moms 2, Mamme molto cattive. È un film commedia in cui viene evidenziato quanto le vacanze di Natale diventano in realtà un inferno per le madri che vanno fuori di testa. Il Grinch, il miracolo del Natale, può convertire anche la persona più arrabbiata e l'essere più arrabbiato del mondo ad amare l'atmosfera del Natale. Questo essere verde e peloso che detesta il Natale è interpretato magicamente da Jim Carrey. Nel film Blizzard, un'arena per amico, l'arena di Babbo Natale in pratica, si racconta in questo film una magica storia che ha protagonista Katie, una ragazzina con la passione per il pattinaggio, è una saggica magica renna di Babbo Natale, dotata di capacità di volare e rendersi invisibile. Nel film Coco si parla di un dodicenne, Miguel, che sogna di diventare un musicista. In casa sua però è vietato suonare. Ma nel gioco, nel giorno della festa che celebra i morti, Miguel ruba una chitarra magica. E ovviamente tutti gli anni in televisione danno sicuramente Una poltrona per due. Film con Eddie Murphy in cui un altezzoso agente di cambio della Philadelphia per bene, la vita scorre tra l'appagare il lavoro e lo svago. Ma un giorno... Bene, io vi ringrazio per aver visto questo breve video e buona visione.